Eccoci qua, pasta Zara, la pasta italiana e possiamo dire una pasta per tutto l'anno. In quale tempo dell'anno ci troviamo? Merry Christmas, Joyeux Noël. Eccoci qua con un buon Natale. E in effetti, guardate il mio alberello che mi fa compagnia con tutti i formati di pasta, pasta Zara. Allora, cosa dobbiamo preparare? Io volevo darvi un'idea, una ricetta per la vigilia di Natale. Ho deciso di cucinare delle ottime tagliatelle verdi con spinaci con un sughetto un po' intrigante. Nel mio territorio c'è uno splendido ortaggio da foglia, la famosa rosa variegata, il radicchio di Castelfranco Veneto. Utilizzerò una cipolla rossa, userò dei capperi sottosale, dei buoni gamberetti e anche delle bellissime piccole pannocchie. Prima cosa, acqua bollente e salata, 100 grammi per porzione. Subito saliamo la nostra acqua con il nostro sale grosso, ricordatevi il rapporto 1-1-1. Apriamo la nostra confezione, sinceriamoci del tempo di cottura 4-5 minuti e il tempo utile per preparare la nostra salsa. Allora, ecco qua i nostri nidi di tagliatelle verdi, verde come il nostro alberello, eh? La salsa sarà particolarmente colorata, ecco qua. Ricordatevi di non girare la pasta subito, ma aspettare che essa tenda ad ammorbidirsi un pochettino. E noi cominciamo a fare la nostra salsa. Allora, il nostro radicchio deve essere tagliato a julienne, dopo averlo lavato perfettamente. Per cui per tagliare la julienne prendete la foglia lunga, croccante. Sentite? Com'è croccante, eh? Guardate che bello. Si chiama variegato proprio per queste tonalità righe violacee che caratterizzano la foglia. In una padella piuttosto larga accendiamo il fuoco, facciamo in modo che sia piuttosto calda, inseriamo un po' di olio extravergine di oliva, mi raccomando il nostro filo che noi abitualmente dosiamo con il cucchiaio e facciamo riscaldare. All'interno della padella inseriamo, quando è caldo, subito il nostro radicchio variegato per farlo appassire. Un'operazione che va fatta velocemente. Abbiamo detto che il tempo di cottura della pasta deve essere utile alla produzione dell'intingolo, della salsa. Da quest'altra parte invece una parte di cipolla rossa, anche questa tagliamo sottilmente. Non tantissimo, poi ognuno può mettere di preferenza. Anche qui un goccio di olio, immediatamente all'interno la nostra cipolla, ecco qui, a me piacciono i capperi, quelli sotto sale sono l'ideale, leggermente bagnati per far andare via il sale superfluo e tutti quanti si chiederanno ma è troppo forte, è troppo aggressivo il cappero con i gamberetti, in cucina è una questione di gusti e ognuno fa come vuole. A questo punto prendiamo i nostri gamberetti, io vi consiglio di lasciarli con la coda in modo che sono anche più divertenti da vedere nel piatto e leghiamo con un po' di panna appena appena. Ecco fatto. Bene, a questo punto l'intingolo è già pronto. Abbasso il fuoco a minimo, eccoci qua, controlliamo la cottura, faccio come facciamo in cucina nei cuochi, da preferire la pasta al dente. Scolata la pasta, la tuffiamo nel nostro radicchio, ecco qua, saltiamo la nostra pasta. Prepareremo il nostro intingolo facendo in modo che le tagliatelle bevano l'acqua del radicchio.
confezioniamo il nostro piatto. Adesso i nostri gamberetti conditi andranno a impreziosire i piatti. Io ho fatto una quantità maggiore per me e questa è per la mia compagna, così lei mangia poco. E i gamberetti profumati con la salsa, secondo me possiamo andare, il piatto è pronto. Buona vigilia di Natale!